Ciao a tutti da Nick Platini. Allora, sapete cosa vi dico, amici miei, juventini e non? Per fortuna ricomincia il campionato. Per fortuna ricomincia il campionato. Non me ne frega niente del mondiale, di Messi, di Ronaldo. Non me ne frega niente di dove va a giocare Ronaldo, se va in Arabia Saudita. Faccio una piccola parentesi. C'è chi pensava che Ronaldo fosse attaccato alla Juventus, fosse attaccato al Manchester. No, no. Ronaldo è uno attaccato ai soldi e si è dimostrato. Fine della parentesi. Volete ancora discutere su questo? Spero di no. Perché non è andato allo Sport di Lisbona? Perché non è andato alla Roma? No, perché gli interessano i soldi. Chiusa la parentesi Ronaldo, non me ne frega di McKennie dell'anno di McKennie che ha trovato la fidanzata, anche di tutto sport. Come sei messo veramente come giornale? Ci fai vedere l'amorosa di McKennie. Non mi interessa. Come ha passato il Capodanno Keane, non mi interessa. Non mi interessa Paredes, Pogba, Cuadrado, cosa hanno fatto in montagna o che sono tornati dalla Coppa Mondiale del Mondo, che sono campioni. Non mi interessa. Finalmente torna il calcio giocato. Finalmente, dico io. Non mi interessa nulla di tutto ciò. Ho perso anche degli iscritti, sì. Ma lo sapevo e non mi interessa perché appunto di questo mondiale a me non mi è interessato molto. Questo mondiale non mi è interessato e ripeto, adesso si vede la Juve, si vede veramente la Juve. Non vedo l'ora, ho una voglia matta di vedere i giocatori che scenderanno in campo. Il nostro allenatore, famosissimo, audacissimo. Il nostro fantastico condottiero Allegri, voglio vedere che è l'allenatore più fortunato del mondo, questo lo voglio sempre dire, a me non piace per niente, sempre Allegri out, Allegri out, Allegri out, Allegri out, però il nostro allenatore Fortunello incontrerà la Cremonese, mentre tipo Napoli giocherà contro l'Inter. Incredibile, Allegri, eh? Hai una fortuna, amico mio. Perché non ho la... Vorrei avere la fortuna di... Cosa vorresti nella vita tu? La fortuna di Allegri. Quindi, vedremo il nostro super allenatore cosa farà, chi metterà in campo. Posso dire una cosa, i due argentini, se sono degli uomini veri, vanno a giocare, giocano, non mi interessa che sono appena arrivate, se siete degli uomini... Che avreste potuto essere delle donne, io non ho problemi, no? Ma siete degli uomini, fate vedere che avete le palle e scendete in campo e fate vincere la Juve contro la Cremonese. Se no non c'è problema. Io l'ho sempre detto, faccio a meno di voi, faccio a meno di voi. Paredes non mi piaci e Di Maria neanche, nemmeno Di Maria. Preferisco che giochino Miretti veramente e Fagioli. Miretti e Fagioli, giocate voi, Milik. Punto tutto su di te, Capitan Milik, facci vedere, fateci vedere ragazzi la voglia che avete e ce la faremo. Il CDA della Juventus, se vogliamo spendere due parole, sono per me degli scribacchini, totalmente degli scribacchini, Del Piero che tutti osannavano, non c'è ancora, perché non l'avete messo, perché non lo mettono, c'è qualche motivo, no? Non mettono ancora Del Piero. Io mi affido unicamente, e ve lo dico, a Elkan, perché non ce ne sono altri, ed è lui il proprietario della Juventus, fino a prova contraria. Sta dimostrando che sta facendo delle cose, sta difendendo la Juventus, io lo appoggerò sempre, è l'ultimo che ci rimane, è l'ultimo che ci rimane, e voglio lanciare la mia candidatura. Veramente anche come presidente fate voi qualsiasi figura però importante di la signora Kristelin,
la signora Cristelin, questa signora che è sempre stata a fianco della famiglia Agnelli, ha visto dai tempi di Platini c'era, io la metterei presidente, vicepresidente, fate quello che volete. Io vorrei Cristelin, donna, finalmente, con molti poteri nella Juventus. Ripeto, andiamo, forza Juve, sono positivissimo, voglio vedere la reazione della squadra, ho una curiosità incredibile, ho la curiosità di vedere Chiesa, ho la curiosità di vedere se Vlahovic entra o no, ho la curiosità di vedere se questi due fantocci, perché per me sono finora due fantocci, Di Maria e Paredes, finalmente decidono di giocare per la Juventus. Io sono un acerrimo nemico di questi due. Pogba chiaramente non ci sarà. Questa era l'incognita dell'anno per me della Juventus. Ma sono fiducioso su quelli che giocano. Vorrei vedere Illing, vorrei vedere Soulé, vorrei vedere Miretti, Fagioli chiaramente. E spero in Bremer, spero in Danilo. Rabiot non me ne frega niente, ti caccerei via calci in culo, Rabiot. Per me, chi pensa che Rabiot è un buon giocatore non sa niente di calcio. Non capisco la fortuna che anche questo Rabiot infatti va a braccetto con Allegri. Gli Allegriani con Rabiot, bravo. Io le idee ce le ho chiarissime, ragazzi. Ve lo dico, Cristelin, Yelkan. Mettere qualche giocatore del passato come Platini, prendersi Giuntoli o quello del Sassuolo come DS, le minestre riscaldate no e cacciare via Allegri prima possibile. Però visto che ce lo dobbiamo ottenere, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. Ripeto, il Napoli gioca contro l'Inter e ce l'ha difficile. Ma io penso che il Napoli ce la farà e spero che ce la faccia perché il Napoli merita di vincere lo scudetto. Noi, se arriviamo secondi, sono contento, ma un poco meno perché ci sarebbe Allegri. Ma spero sempre che se ne vada. Spero sempre che se ne vada prima della fine del campionato. Ho questa piccola speranza. Quindi, forza Juve, io ho fiducia completamente. E unicamente nella squadra. Devono far vedere che sono da Juventus. Devono far vedere che sono da Juventus. Va bene? Ciao a tutti, si ricomincia. Vai. Iscrivetevi, fatemi un regalo. Anche due o tre, perché ho perso 20 soldati. Animo, su, animo, ce la faremo. Puntiamo al secondo posto e c'è anche l'Europa League, no? Vediamo cosa succede. Con Allegri ho mille dubbi perché la Cremonese non ha mai vinto con la Juve. Vediamo se Allegri riesce a fare anche questa impresa ardua di far vincere la Cremonese contro la Juventus. Speriamo di no. Ho fiducia nei giocatori. Forza Juve, forza ragazzi, ce la possiamo fare. Uniti e nomi nuovi e preparati. Questi nomi del CDA sono degli scrivacchini, io lo capisco perché il momento è delicato sia a livello legale sia a livello anche sportivo, più a livello legale, quindi capisco questo primo giro di nomi che con il calcio hanno veramente poco a che fare. Cristelin presidente e sarà la mia nuova campagna. Ciao a tutti da Madrid. Forza Juve!